È morto Michelangelo Antonioni, maestro di cinema da Blow Up a Zabriskie Point nei suoi film La profondità dell'animo umano. Con la scomparsa di Michelangelo Antonioni il nostro paese perde uno dei grandi protagonisti del cinema. Così il presidente della Repubblica Napolitano ricorda il grande regista morto ieri sera a Roma. Domani mattina la Camera Ardente in Campidoglio, giovedì funerali a Ferrara, la città dove era nato 94 anni fa. Vincenzo Mollica e Paolo Sommaruga. Ha sempre continuato a pensare al suo cinema e a dipingere Michelangelo Antonioni, che è stato uno dei maestri assoluti della storia del cinema mondiale. Con la complicità del poeta Tonino Guerra, Antonioni ha raccontato l'inquietudine e la crisi del tempo moderno, che ha portato a quell'incapacità di intendersi tra le persone, quell'incomunicabilità che divenne una specie di marchio di un regista che sapeva comunicare benissimo e con poesia attraverso le sue immagini. I suoi film vanno visti tutti perché sembrano legati da un unico discorso. Cronaca di un amore, La signora senza camera, con Lucia Bosè, L'avventura e Deserto Rosso con Monica Vitti, che è stata anche compagna della sua vita, e ancora Blow Up, Zabriskie Point, Professione Reporter, il film che preferiva, e ancora Al di là delle nuvole, Eros, fino all'ultimo cortometraggio magnifico dedicato al Mosè di Michelangelo in cui si mise in scena. Antonioni ha vinto 2 Leoni d'Oro a Venezia, la Palma d'Oro a Cannes, l'Oscar alla carriera. In tutto questo non ha mai smesso di dipingere. L'ultima mostra l'aveva intitolata Il silenzio a colori. La moglie Enrica Fico lo ha assistito con amore nei 21 anni della malattia. Era diventata la sua voce. Michelangelo per me è un uomo perfetto. Non ne vorrei nessun altro. E nell'ultima intervista con il maestro ci fece sentire il polso della sua giovinezza. Poco giovani, non molto giovani. No, no. Non giovani come te. Sì. Ma certo, non si discute, sulla tua giovinezza non c'è nessuno che pone un'ombra. Io ricordo i gesti affettuosi nei miei riguardi, il suo rispetto per la mia collaborazione. Abbiamo fatto dei viaggi stupendi assieme. Siamo stati in Uzbekistan a cercare dei luoghi per una favola che abbiamo scritto assieme. Lo ricorda così, commosso, Tonino Guerra, che da L'avventura in poi ha scritto quasi tutti i film di Antonioni. Era un uomo di grande passione ed enorme energia, dice Francesco Rosi. Antonioni è riuscito a caricare l'immagine di emozioni e di significati che andavano al di là delle cose che ti faceva vedere. Un maestro per tutti, anche per chi non ha avuto la possibilità di lavorare con lui. Ogni attore, soprattutto italiano, insomma, che decide di fare questo mestiere anche perché ha visto il cinema precedente, il cinema. E tra questo cinema c'era quello appunto di Antonioni.